Chi sembro? Ciao! Questo di oggi non è un video allegro. Farò semplicemente il punto sul decorso, sullo stato del mio lento degrado, del mio inesorabile declino dal punto di vista clinico-sanitario. Perché che cos'è accaduto? Io ho fatto un video in cui parlavo della sclerosi multipla che mi attanaglia e in questo caso invece, visto che c'è già l'altro video, ne approfitto semplicemente per dire che cosa è capitato in questi lunghi mesi che sono trascorsi da allora. L'ultima risonanza magnetica nucleare che ho dovuto fare ha permesso di constatare che ho due buchi in più qua, alla base del collo, nella zona dove si formano le placche demielinizzanti. Sono salito, adesso ne ho ben 6. Quando arriverò a 10 mi daranno un premio, non lo so. In ogni caso mi è stata modificata la terapia e quindi prima prendevo l'Avonex, che era quello rosa, adesso mi è andato quello verde, eccolo qua. 22 microgrammi invece che 44. La differenza qual è? Che prima facevo una iniezione a settimana, adesso sono passato a 3 iniezioni a settimana e non devo più pungermi con la siringa. Quella è una cosa che è stata positiva, non devo più farmi del male fisicamente da solo, anche se si trattava solo di una punturina, quando ne hai fatte 150 comincia anche a bucherellarsi tutto quanto, no? Dunque, partiamo dal prezzo. Questa scatola viene 1261,49 euro, che vanno a incidere sul bilancio dell'ASL CN1, che è quella che mi segue con il Centro Sclerosi Multipla di Cuneo. Dentro ci sono 4 cartucce che coprono 4 settimane e sono fatte così. Visto che devo fare il cambio cartuccia, adesso lo faccio così, le metto in frigorifero perché altrimenti patiscono. Questo medicinale molto costoso deve rimanere in frigorifero come l'altro, pena decadimento. Si tratta sempre di una proteina che abbassa il sistema immunitario e tiene lontani i globuli bianchi dalla mielina dei nervi. Così. Eccola qui, questa è la mia fialetta, non dissimile da tante altre. Qual è la caratteristica? Che viene somministrata tramite apparato molto semplice, elettrico, elettromeccanico, che una decina di anni fa poteva anche essere all'avanguardia. Io lo trovo abbastanza non datato, però comunque non è niente di speciale. Adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qui, la ditta che produce questo coso, come se si trattasse di un unboxing, no? Dunque, questa scatola è a prova di temperature, umidità, urti e vibrazioni. Serve a conservare questo oggetto. All'interno si trovano la macchinetta vera e propria, il RabbitMart, e una scorta di 4 mini aghi, che sono questi qui, fatti così. Adesso non lo impacchetto perché la puntura la farò questa sera, quindi non c'è ancora bisogno di. Dopo 3 iniezioni la cartuccia si scarica, quindi adesso l'accendo. Rumorino, rumore, attendi. Dopo che avrò terminato l'operazione non delicata e non particolarmente complicata, ma che non devo sbagliare per fare la sostituzione della cartuccia, vi spiegherò anche perché sto parlando di questo. È collegato al mio canale YouTube, indirettamente. Allora, cartuccia usata, sostituire cartuccia. Si trova qua di fianco, c'è semplicemente una molla caricata elettricamente con il motorino. Torna indietro, mi permette di svuotare la cartuccia vecchia. Ok, apri lo sportello. Tac, ricorda vagamente il meccanismo anche di qualche pistola fantascientifica del futuro. Ti fa vedere il disegnino, chiudi, fa tutto lui. Attendez, s'il vous plaît. Apparecchio, diversamente dalle iniezioni manuali, permette di avere una tracciabilità di tutto ciò che è stato fatto, perché registra data e ora di ogni somministrazione.
è anche in grado di trasmettere i dati al database che li raccoglie per valutare il decorso clinico, per accertarsi dall'altra parte se io sto facendo veramente quello che mi è stato non imposto ma vivamente consigliato. E come si fa? Si adatta con questa base. L'apparecchietto che ho appena ritirato si mette qui. Qui dentro c'è una SIM, la quale fa una semplice telefonata dati e trasmette per migliorare le condizioni di vita di chi come me patisce questa patologia. E vi faccio vedere anche questo. Questo è il calendario di rotazione. Che cos'è? Chi magari è malato di diabete, ha la pompa per l'insulina o cose di questo genere, potrà aver ricevuto un oggetto come questo. Si tratta di una sorta di calendarietto con il disegno, il corpo, schematizzato davanti e dietro, dove ci sono i pallini verdi con i numeri, sono le aree di iniezione, perché dovendo farne l'equivalente di, è facile fare il conto, 52 per 3, parliamo di 156 iniezioni in un anno, è consigliabile non farle sempre nello stesso punto per evitare indurimenti e arrossamenti critici, cronici della pelle e gli strati sottocutanei superficiali. Comunque, io cerco di farmi di seguire il mio programmino. Qui sono già arrivato a metà dell'album, anche qui quando ne completo uno facilmente mi daranno un album nuovo, pensa che bello. Insieme, che cosa è, insomma, è complicato seguire tutto questo ambaradan. Che cos'è questo? Questa è una bomba chimica? Quasi. Blisterone, dove vanno raccolti, il flacone, dove si mettono i residui, gli scarti degli aghi. Ecco, qui c'è la... Eccolo qui. Come potete vedere, il needle è veramente piccolo piccolo, non fa quasi male, il sistema è tutto automatico. Ho aspettato a fare questo video che volevo fare già da un po' per riempire la bomba. Questa adesso, paradosso, la scatola è di plastica, l'ho riempita tutta, qui ci sono mezzo litro di aghi e va buttata nell'indifferenziato. Ho chiesto come mai, cioè non mi sembra l'idea più furba del mondo, però è così. Niente, ho già iniziato la seconda collezione, questa è la prima, adesso la butterò via alla fine del video, è una specie di gesso scaramantico, quindi opererò una maledizione su questa scatola gialla. È curioso che io abbia nel corso del tempo procurato, mi sia procurato nel corso degli anni, svariati ammenicoli, maglie, bracciali, placche con questo simbolo che è quello del biohazard, no? Adesso me ne hanno dato uno vero, quindi no, non devo più nemmeno fingere. E che cos'altro? Questo, vi faccio vedere anche questa. Questa qui non l'ho ancora mai adoperata. E finalmente giungiamo al nocciolo del discorso. Molto semplicemente, questa è la borsa da viaggio per trasportare l'attrezzatura. Mi hanno fornito anche di patentino internazionale per poter salire su un aereo, un traghetto. Adesso si fanno controlli antiterrorismo anche prima di salire sui treni delle tratte internazionali, per cui se dovessi fare Torino, Parigi, Milano, Monaco, Parigi, Londra, è probabile che mi chiedano spiegazioni su che cosa mi porto in giro. Quindi c'è questo patentino con i dati in italiano e in inglese da accompagnare a tutto l'ambaradan. Insomma, è invasivo, è fastidioso doversi ricordare tutte queste cose. La borsa è semplicemente molto robusta, viene fornita anch'essa per posta. Dentro ci sono due lingottoni da mettere in frigorifero prima di partire e dovrebbe dare circa una, sicuramente delle ore di margine. Ma che cosa vuol dire? Che io per andare all'estero per trasferirmi devo necessariamente, se sto più di un paio di giorni e se ci sono temperature importanti nell'ordine sopra i 20 gradi, essere munito di frigorifero. Quindi si tratta di consegnare, in caso non ci sia frigorifero nella camera assegnata, alla reception tutto il mio ambaradan con tanto di trasferimento di responsabilità per questa cosa. Se saltiamo le dosi non ci succede mica niente, no? Non è come un pacemaker che se si ferma ti fa venire un infartone, è molto meno pericoloso. Tuttavia, siccome il costo ingente dell'attrezzatura, la difficoltà a ottenerne dell'altra, ci sono le procedure, però comunque è meglio evitare che succeda. Tutto questo fa sì che io abbia ridotto drasticamente i miei spostamenti a lungo raggio e quindi voi penserete,
Che ce ne frega? Per quel che riguarda la mia attività con il canale La Camera dei Misteri, come cameraman misterioso, ho ricevuto in questo periodo più di un invito a partecipare a eventi particolari legati all'attività online. Premesso che io ho un lavoro stabile e quindi YouTube lo faccio per divertirmi, se dovessi mai decidere di trasformarlo in un lavoro, dovrei prendere baracca e burattini e operare delle scelte drastiche, trovare una soluzione a questo problema. Perché spostarmi di 600, 800, 1000 km per andare a eventi come Lucca Comics, Romix, gli incontri di YouTube, i laboratori, le fiere grandi, mi comporta uno sforzo maggiore. Non ho ancora trovato in me stesso, dentro di me, qua, sotto la placca d'acciaio, non tanto la voglia, mi viene proprio da dire coraggio di farlo per riuscire a bucare quella barriera che mi sono creato da solo e quindi non riesco più a fare tutto quel che facevo prima. La gente magari lo aveva anche intuito. E mi dispiace tanto anche rinunciare a queste opportunità. Resta un po' di amaro in bocca quando devi dire no, non posso. Però spero di superare questo ostacolo. Adesso, per fortuna, ho risolto la parte degli ospedali 2015. Adesso, fino a marzo, aprile, non ne voglio più sapere di controlli, esami, visite, salvo ricadute improvvise. Però, per quel che riguarda la programmazione, ho un qualche mese di, tra virgolette, non relax, ma di calma piatta. Se dovessi mai ricevere un altro invito, che non sia a 600 km, che sia magari solo a 300, cercherò di raccogliere le energie e di andarci. Per il resto, ragazzi, sto strisciando per terra. Non si vede in video, ma sono davvero spaccato in due. Come posso dire, io sclero. Concludo qui prima di andare di colare nel tragico. E prima di salutare, un ringraziamento a tutti quelli, tutte quelle che mi hanno lasciato consigli, che mi hanno dato delle dritte, che mi hanno indicato dei link, mi hanno dato informazioni di cui non ero a conoscenza precedentemente a proposito della malattia, dei vari tipi di cure che esistono, dei modi di affrontarla. Come tutti quelli come me, penso, cerco di tenermi aggiornato, cerco di approfondire quando c'è qualcosa di nuovo, e posso dire che per quel che riguarda le bacche di Goji, la dottoressa mia ha garantito che non danno rischi e mal che vada non fanno niente, quindi di continuare a prenderle senza problemi. Per quel che riguarda la dieta, va bene per certe persone, ma non è il mio caso. Per quel che riguarda le cure alternative, c'è una terapia che sicuramente fanno a Milano che permette l'estrazione dei metalli pesanti dal sangue e dagli organi per mezzo di una sorta, penso, di normalissima dialisi, la quale è anche non costosa, ma comunque è un costo importante da mettere in conto e da fare una volta ogni mese, ogni due mesi. Io non ci ho mai provato. Sicuramente non risolve la malattia perché è autoimmune, quindi non si cura. Migliora le condizioni, rende più efficienti noi, ci rende più allegri, arzilli. Per quello che mi ha consigliato di andare dal logopedista, diciamo, lascio perdere perché non è il caso. E io preferisco sicuramente, quando comunico, ad operare una tastiera o un foglio. Mi piace di più scrivere. Quando parlo sono ben conscio dei miei limiti e quindi resterò così, mi dispiace. Mi sono dimenticato sicuramente delle altre cose. Ancora un grazie a tutti per il supporto. Leggo sempre tutti i commenti, non me ne perdo uno. Quindi lasciate, scrivete. A chi piace insultarmi, fatelo pure. Sul piatto della bilancia ci devono essere le due cose, no? Il bianco e il nero, il caos e la legge, il male e il bene. Quindi per bilanciare la cosmicità del tutto servite anche voi odiatori. Io non so perché ne ho pochi, sono un po' invidioso di chi ne ha tanti, però vabbè, vuol dire che non ho ancora colpito a fondo. E quindi con questo, prima di diventare noioso e lacrimevole, vi saluto. Ciao.